Buonasera, bentrovati a Campionato dei Campioni. 1-1 tra Napoli e Atalanta. Il Milan invece ha staccato il biglietto per i quarti. Ha vinto 3-1 oggi contro lo Spezia. Ha vinto a sorpresa anche il Siena in casa del Catania. Dunque anche la squadra toscana è approdata ai quarti di finale. Noi ovviamente apriremo parlando di attualità, perché alle 18:40 è sbarcato a Milano Clarence Seedorf. È stato accolto davvero con molto entusiasmo da parte dei tifosi milanisti. Un autentico assedio oggi all'aeroporto di Linate. Dopo andremo a vedere anche le immagini e naturalmente parleremo di questo arrivo, visto che c'è un po' di scetticismo ma anche entusiasmo, perché oggi è stato accolto davvero da un boato a San Siro quando appunto è arrivato allo stadio milanese. Andiamo subito con la presentazione dei nostri ospiti. È tornato a trovarci il presidente di Milano Azzurra, Alessandro Novello. Ciao Alessandro, ben trovato. Buonasera a tutti. Io so che tu guarderai con un occhio di riguardo la partita, quindi non ti disturberemo. Noi andremo avanti con la trasmissione. Grazie, tutti Stefano, d'occhio. Grazie. Il tuo Napoli, perché dopo andremo a vedere anche le pagelle del nostro mister Alessandro Scanziani e della nostra Martina Giuliano in coordinamento. Ciao mister, ben trovato. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Ben trovato anche a Daniele Mariani di Spazio Milan. Ciao Daniele. Ciao, buonasera. Che oltre a parlarci dell'arrivo di Seedorf ci deve dare una chicca che ha realizzato proprio oggi Spazio Milan, che riguarda il mercato del Milan. Di calciomercato parleremo anche con Emanuele Tramacere, calciomercato.com. Ciao Emanuele. Ciao Stefano e ciao a tutti. Non è molto carico questa sera, ma lo caricheremo. Giancarlo Besana, ben ritrovato. Sarà forse l'arrivo di Seedorf, tu non hai avuto un bel rapporto con lui. Ciao Stefano, buonasera. Ciao. Non è vero, mi hanno definito oggi un esperto di Seedorf. Un esperto una giovane giornalista detto, mi ha telefonato. Detto così, sì, ma una giovane giornalista mi ha telefonato e mi ha detto: voglio parlare con lei, mi hanno detto che lei è un esperto di Seedorf. Io il pianeta Seedorf, come se io conoscessi il pianeta Seedorf. Cioè, una giovane giornalista, una giovane giornalista mi ha dato appuntamento. Lei conosce bene Seedorf? Sì, mi hanno detto che lei conosce bene Seedorf, il pianeta Seedorf. E io ho detto, va bene, mi sono accreditato come grande esperto. Solo perché è una donna. Sarei curioso di leggere questo. Napoli. Non dirò, non uso Seedorf. Perché se uso Seedorf, sono un Clarence, come si dice? Clarenziano. Seedorfologo. Seedorfologo suona male. Va benissimo. Francesca Buriani, l'avete già vista, ben ritrovata. Buonasera a tutti, io vi ricordo che potete telefonare allo 02 33 21 32 05 per parlare con noi, con tutti i nostri ma ospiti. Ma sembra un'educanda questa sera, sì. Dai. Ascoltate, vi rubo solo due secondi. Volevo fare gli auguri ad un amico speciale, a Marcello, per cui buon compleanno, un bacio. Va bene, speriamo che ci segua Marcello, così aumenta anche l'odio. Ecco perché stasera in questa edizione educanda. Va bene, Daniele Mariani, tutto facile oggi contro lo Spezia. Andiamo a vedere anche le pagelle di Spazio Milan. Daniele. Ma abbastanza, dai, a parte un inizio abbastanza ostentato da parte del Milan, secondo me buona prestazione, abbastanza sufficiente da parte di tutti, molto bene Onda, secondo me migliore in campo, tutto sommato... Oh, l'accento non l'azzeccate mai comunque, il Milan vi ha detto che si chiama Onda. Onda. Io ho sentito che Keiske è Keiske sicuro, Onda. E poi c'è chi chiama Onda o Onda. Ah, cioè, no, Keiske è Onda. Keiske Onda. Vabbè, Onda. Quindi molto bene Onda. Vediamo anche le pagelle che ha fatto Spazio Milan. Tutto sommato poi dopo il vantaggio iniziale il Milan ha avuto abbastanza strada facile, vittoria meritata. Ci mancherebbe, anche dire, perché esatto, lo Spezia si è dimostrato comunque un avversario abbastanza abbordabile. Bello spettacolo comunque a San Siro con tantissimi tifosi. Molto bello, sì. Spezzini, eccole qui le pagelle, vediamo il voto a Onda che ha dato Spazio Milan. Voti comunque relativamente bassi, 6,5-7 per i giocatori del Milan. La scelta di far giocare Abbiati dall'inizio in Coppa Italia può presumere che giocherà Mille in campionato? Io non credo perché Amelia era comunque sul piede di partenza prima che arrivasse appunto Seedorf, o meglio andasse via Allegri. Credo che Tassotti giustamente oggi abbia sì fatto giocare qualcuno che magari ha trovato poco spazio fino adesso, come magari Rami, come magari anche lo stesso Zaccardo e anche Poli, però comunque qualche giocatore importante l'ha lasciato in campo, tipo Abbiati, ha fatto anche delle parate importanti oggi, portiere rossonero, quindi comunque bene Abbiati. Io non credo che ci sia sotto una possibilità per Amelia in campionato. C'è da dire che invece Gabriel è molto vicino alla regina. Posso contestare il voto a Poli? Sì, contesta il voto, poi passiamo anche alla formazione del Milan. Io ho guardato la partita chiaramente dalla televisione e non magari allo stadio, proprio può essere diverso.
però mi è sembrato che abbia fatto una ottima partita e ha dato la palla del gol a Pazzini, incredibile, di sinistro, non è proprio il suo piede, ha fatto un assist degno di un grande giocatore, poi magari tutto il resto non... posso anche essere Mister, d'accordo, con il tuo però... occhio tattico, è cambiato già il Milan, secondo te, qualcosina? Tassotti ha già impostato la formazione per prepararla in vista dell'arrivo di Seedorf? Lo andiamo a vedere anche il Milan? Non credo, perché non so neanche se si sono sentiti prima o se Tassotti conosce benissimo Clarence Seedorf, per cui può presumere che l'aspetto tattico del Milan possa cambiare. Però non lo so, perché anche la settimana scorsa hanno giocato l'ultima partita, hanno giocato più o meno così, al posto di Onda c'era Kakà, per cui non è che sia cambiato tanto. Sì, non c'era Poli, c'era Cristante al posto di Poli e... De Jong. No, De Jong, però al posto di Cristante come posizione c'era Nocerino. Sì. Però più o meno è questa, a meno che non voglia giocare con Pazzini prima punta, dietro Pazzini può mettere Balotelli e allora qualcosa bisognerà cambiare comunque. A me non ha convinto particolarmente la coppia centrale Mexes Ramin nella partita di oggi, molto disattento soprattutto Mexes in occasione poi del gol, vabbè quello era già partita conclusa, ma però nel corso dell'intera partita sono stati degli alti e bassi nel rendimento di entrambi i centrali. Sì. Non credo che possa essere la coppia del futuro di questa stagione, perché sì, davanti avevi lo Spezia, quando in campionato hai davanti una squadra che ti attacca più in profondità, come magari ad esempio anche il Verona potrebbe... Non voglio leggere domani, non vorrei leggere il condizionale. Il Milan incanta davanti a Seedorf. Che subito si è vista la mano di Seedorf. Oh. No, perché io conosco i miei polli. No, perché in questo domani periodo... Domani mi toccherà di leggere... Beh, si è visto che Seedorf ha già dato un'impronta alla squadra. Per esempio, una la può inventare. Per esempio, Poli... In questi giorni vediamo... Vorrei divertirmi. Qualcuno si è domani dimenticato anche forse del passato di Ha di giocato Seedorf con lo Spezia. Mm. Oltretutto uno Spezia neanche al completo, perché lo Spezia sta preparando il grande rientro, il grande ritorno alla Serie B. Per inciso, non si può stare un mese senza giocare la Serie B. Vero. Assurdo. A Bodi, si chiama Bodi. Ripensa. Non sì, vorrei non andiamo a toccare troppo. No, te l'ho messo tra parentesi. No, il concetto è che tu vedrai che qualche babbeo domani arriverà, qualche gonzo scriverà, si è vista subito la mano di Seedorf. Infatti, come Seedorf è entrato a San Siro, si è alzato un applauso e ha fatto con lo Spezia. Appunto, quindi eccolo qua, è il calcio. Eccolo qua, Clarence Seedorf, che è arrivato oggi all'aeroporto di Linate. Giancarlo, ti stupisce questa scelta di Berlusconi? È vero che in passato ha tentato tante scommesse, questa però forse è la più azzardata. Questa è la più azzardata, perché quella di Sacchi per tante ragioni poteva avere un fondamento, anche se era azzardata. Quella di Cappello poteva avere un fondamento. C'era una differenza abissale. Uno aveva già allenato da 10 anni, l'altro non ancora cominciato. Scalziare occhio, non toccare quel caso. No, grazie, lo accetto. Lo accetto, ha ragione. E questa di Seedorf è di tutte la più azzardata. Seedorf è proteiforme, è in grado di fare, è fregoli, è in grado di fare tutto il contrario di tutto. Nasce... nasce grande promessa, arriva dal Suriname, grande calciatore, si afferma come tale, poi diventa, nel frattempo non gli bastano questi spazi, diventa imprenditore mentre è ancora grande calciatore, poi si improvvisa, purtroppo in una realtà che conosco benissimo, a Monza, presidente ombra di una società, di un club, la porta al tracollo. E poi si ricicla calciatore per poi tornare allenatore. Trovatemi un personaggio più fregoliano da fregoli. Eclettico. Io fregoliano più eclettico, come suggerisce il professore della Crusca Scanziani. Invece Daniele mi sembra che ci sia uno più eclettico. Daniele Mariani, mi sembra che ci sia grande entusiasmo nell'arrivo di Seedorf, forse c'è la speranza dei tifosi di mettere da parte la parentesi Allegri, soprattutto questi ultimi mesi. Già battuto lo Spezia. Di Allegri, no, dai, parte gli scherzi. No, forse anche sicuramente entusiasmo sì oggi allenate, però anche inaspettato, perché da quello che si leggeva quando comunque c'era questa idea Seedorf dopo Allegri, io vedevo un po' dappertutto in internet, soprattutto si vedeva più scetticismo che magari felicità appunto per l'arrivo di Seedorf. Io però sono uno di quelli che comunque tende ad essere fiducioso, perché a parte che non si può valutare Seedorf allenatore, 50-50. Secondo me no, adesso visto anche oggi come hanno accolto Seedorf è un 60-40 magari per essere pro Seedorf. Adesso vedremo, non è male, 60-40. Cioè, vedremo già come comunque. E poi c'è da dire, cambierà c'è da dire anche un altro aspetto. Massimiliano Allegri di Cori a San Siro
ne ha ricevuti pochi. Oggi Seedorf, quando è arrivato a San Siro, ha ricevuto gli applausi, è stato anche inneggiato da parte dei pochi spettatori presenti oggi a San Siro. Come quando giocava Stefano. Le prime parole di Seedorf intanto, dicevi Giancarlo? Come del resto quando giocava, spesso diviso la platea. Vero, vero, bravo, bravo. Il giocatore è un personaggio che per la sua personalità proprio, per il suo carisma, tende comunque ad assumere posizioni decise e viene spesso determina. Ha parlato poco oggi Seedorf, è stato intervistato per primo da Mediaset, è stato intervistato al telefono. Sono felicissimo, io il terzo allenatore rossonero nato il 1° aprile dopo Sacchi e Zaccheroni, speriamo porti bene, ha detto Seedorf. Poi ha parlato anche a Milan Cialli, magari dopo con Francesca andiamo a riprendere le dichiarazioni di Clarence Seedorf. Intanto il Napoli sta vincendo 2-1, 3-1 anzi contro l'Atalanta, dopo faremo le pagelle con un po' di polemiche, abbiamo visto cartellini rossi, cartellini gialli. Francesca, ricordiamo il numero per chiamarci in diretta. Sì, telefonate allo 02 33 21 32 05, a tra poco. Active Plus senza zucchero, liberi di respirare. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Macaroni! Macaroni! Provali anche tu. Darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Macaroni! Macaroni! Provali anche tu. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Macaroni! Macaroni! Provali anche tu. Allora, abbiamo visto prima la formazione del Milan schierata oggi da Mauro Tassotti contro lo Spezia, il Milan che ha vinto 3-1. Andiamo a vedere per cortesia il Milan di Clarence Seedorf, perché secondo alcune correnti potrebbe schierare una formazione davvero molto offensiva. Daniele Concacà arretrato addirittura sulla linea di centrocampo e tre vere prime punte, ovvero Balotelli, Pazzini, Robinho o El Shaarawy. Quanto ci dobbiamo credere? Poi sentiamo anche Scanziani. Sinceramente io ci crederei poco, perché da quello che si dice in questi giorni io credo che Seedorf sicuramente proporrà il trequartista, almeno all'inizio, perché anche come ruolo che ha ricoperto in carriera. Sicuramente il trequartista ci sarà, anzi io penso che Seedorf abbia più l'intenzione e l'idea di proporre Kakà più seconda punta piuttosto che mediano. Attenzione anche in difesa, perché da olandese a olandese Seedorf stravede per Emanuelsson e quindi Abate rischia di essere un pochino di troppo, e anche De Jong non ha più
il ruolo forse assicurato, perché Montolivo di sicuro ritornerà a fare il regista, quindi bisognerà... Scanziani. Tra l'altro Emanuelson che dovrebbe rinnovare con, con il... Rinnoverà il contratto molto, molto... Ha soddisfatto per le sue prestazioni. No, però è uno che piace molto a Clarence Seedorf, quindi sembra essere arrivata proprio da Seedorf la richiesta di rinnovare il contratto di Emanuelson. Di sicuro non vedremo Emanuelson fare il trequartista o l'esterno alto a destra, Seedorf, no. come ha fatto con Allegri per mesi. Però potrebbe essere un esterno destro in un attacco a tre, Emanuelson, col sinistro. No? Lo vede come esterno basso a sinistra. Però la scuola dell'Ajax è 4-3-3, Emanuelson è cresciuto lì, quindi potrebbe ricoprire il ruolo di terzino sinistro basso come stile Ajax. Ci va verso un clan degli olandesi, anche lì, come l'Inter. Non credo, perché De Jong non credo straveda Seedorf per De Jong, quindi Emanuelson sì, però De Jong, che è olandese anche lui... Non è forse il prototipo di centrocampista che... Ecco, integriamo le parole di Seedorf, Francesca. Sì, da Spazio Milan c'è proprio la dichiarazione, le parole rilasciate durante la conferenza stampa, dice: non si può dire che sono tornato perché non sono mai andato via. È vero. Importantissimo per me vedere tutto questo entusiasmo. Abbiamo molto da fare per riportare in alto il Milan. Sono molto felice ma anche dispiaciuto per il momento della squadra. Scusa, non sarebbe mai arrivato se questo momento della squadra non fosse tale. C'è una contraddizione palese, caro Clarence. Saresti ancora lì a giocare nel Botafogo? Già lo critichi. No, sarebbe lì ancora nel Botafogo. Allegri, nessuno è dispiaciuto. Ha portato una squadra nascosta in Champions League? Chi l'ha io sono molto dispiaciuto, sinceramente. Molto. È vero. Daniele è stato uno dei pochi subito su Facebook. Secondo me il Milan rimpiangerà Allegri. Ma non tanto per l'addio, perché comunque quest'anno sinceramente l'ho anche meritato, perché se perdi 4-3 col Sassuolo comunque una scossa la devi dare, ma perché comunque si tende a cancellare subito campo, quello che Daniele ha fatto, cioè comunque Daniele, è stato 3 anni e mezzo. Guarda che gli allenatori guadagnano 2-3 però Sassuolo torniamo sempre alla solita roba. Quando vogliono far fuori l'allenatore, io volevo sanno come fare. Dire due cose sulla formazione che avete messo. Vai. Ipotetica formazione di Seedorf, probabilmente lui si riferisce al fatto che lui è sempre stato una mezza punta, ha sempre giocato da trequartista, è arrivato Kakà, si è messo a fare il centrocampista, può anche darsi che voglia abbassare Kakà nel ruolo che aveva assunto lui, al posto di De Jong c'era Pirlo, sarebbe più qualità, c'era Ringhio al posto di Montolivo e dove c'è adesso Kakà c'era invece Seedorf. Lui può anche stare a fare una formazione così, è vero che sia molto offensiva, però è chiaro che il Milan deve avere una squadra offensiva, perché non potrebbe giocare con... è obbligato a vincere, a partire per vincere tutte le partite. Sandro, non potrebbe giocare magari con Balotelli, unica punta, e con Honda e... Albero Balotelli, di Natale. Albero di Natale. Secondo me prima punta non soffre un po', secondo me mettergli davanti Pazzini, Balotelli dietro che può avere la porta sempre davanti e affrontare gli avversari senza doversi girare. Quindi con Kakà che dovrebbe imparare in tarda a fine carriera a fare il Pirlo. No, si può giocare con il 4 difensori, 2 e 3 mezze punte con il Pazzini davanti. Emanuele, calciomercato.com, avrà peso secondo te Seedorf sulle scelte di quello che sarà il Milan del futuro, ma soprattutto il mercato di gennaio? Allora, io penso che per il mercato di gennaio in realtà ci sia poco margine di manovra, perché comunque sia il Milan è una squadra che, come la maggior parte delle squadre di Serie A, ha bisogno di cedere prima di poter fare degli acquisti importanti. Matri è già partito. Sì, però non ha portato soldi freschi da investire nel casse. Ah, Milan che ha bisogno ancora di introiti. Di Mate sì, ha liberato 1,5 milioni di stipendio dal monte ingaggio, però non ha portato un budget da reinvestire. E oggi come oggi lavorare sui prestiti non è facile. Poi non dimentichiamo che la rosa del Milan conta di 32 giocatori in questo momento. Che sono, più di 30, sicuro. Sono veramente troppi in questo momento, anche per un allenatore che comunque sia, sì, ha 3 competizioni da portare avanti, però è un allenatore che si approccia ad un nuovo gruppo e quindi molto probabilmente nelle prime giornate farà giocare quasi sempre gli stessi. C'è un'altra frase che mi ha colpito di Clarence Seedorf, la vedete nel nostro titolo: con me basta sofferenze al Milan. Giancarlo Besana, questa mattina sei stato intervistato da questa giovane collega, non sappiamo il nome. No, quali sono... Ho fissato un appuntamento. Hai fissato addirittura un appuntamento venerdì con lei. Venerdì sera. Ma non eri impegnato, cioè, dalla mattina allora, al venerdì sera. Pauca, chi vuol capire ha capito. torna, fammi la domanda. I rischi dell'operazione Seedorf, Giancarlo, noi li abbiamo messi
In grafica, tu sì. Che sei stato addirittura intervistato da questa giovane collega con la quale andrei fuori a cena o fare l'aperitivo questa è la tua sera. Conclusione, potevi anche lasciarla in sospeso. Lasciamo in sospeso, noi abbiamo messo che non ha esperienza come te, le ha contestate tutte con Lovati ieri sera questi punti allora, non ha esperienza come tecnico, conosce poco l'attuale rosa del Milan, non ha gli interpreti giusti per il suo 4-3-3, il suo carattere spigoloso può creare problemi alla squadra e allo staff tecnico. Giancarlo, parto dal fondo. Grande personalità, carattere spigoloso e quindi difficoltà anche a possibile a rapportarsi con il gruppo, con la stampa, con tutto l'ambiente. Sì, quello è uno dei problemi. Paradossalmente la spiccata può essere un vantaggio comunque. Sì, paradossalmente. Ho usato paradossalmente, infatti. Perché i giocatori soprattutto si mettono sull'attenti e non danno più niente per scontato come magari prima con l'allenatore che era tra virgolette forse più amico. Arriva uno che invece mette determinate regole ben precise e le fa rispettare e ha la personalità per farla rispettare, può essere un vantaggio. Sì, dopodiché Sandro, però l'aver conseguito questo ridicolo, come si dice, diplomino per corrispondenza, no? O tramite CEPU o cose del genere, veramente irride tutte le regole, tutto il buon senso. Cioè, io non lo vedo, io Clarence Seedorf, grande personaggio, grande calciatore. Ma vogliamo, quanti hanno avuto questo privilegio? Clarence Seedorf che si presenta in virtù anche di questo diplomino conseguito per corrispondenza. Ma lasciate stare, non attacchiamoci a questi ridicoli. Infatti, ridicoli Daniele, se non sbaglio, il Milan non ha ancora ufficializzato Clarence Seedorf allenatore del Milan, anche perché prima bisogna sentire l'associazione allenatori per capire se lui sarà veramente allenatore del Milan o se il Milan promuoverà ufficialmente Mauro Tassotti con Seedorf. Sarà così. Collaboratore. No, bisogna vedere Olivieri, deciderà lui. Sì, ma anzi, mi hai dato uno spunto, magari domani sera lo devo appuntare. Sentiamo, domani sera proveremo a sentire, ricordiamocelo. Io credo tanta ipocrisia in giro. Adesso che Seedorf non debba essere in qualche modo valutato in termini calcistici, va da sé, pacifico. Che Seedorf debba sottostare a delle regole. Stavo guardando se avevo qui il numero. A delle regole. Ah, è andato da solo. Sto dicendo che Seedorf debba sottostare a delle regole, quelle sono già avanti, stanno già cercando Olivieri. Va bene, andate avanti. Sei più permaloso del solito. Con Scanziani sempre. Stavo solo guardando se avevo il numero. Ci vogliamo troppo bene. Comunque, no, l'annuncio di Seedorf dovrebbe arrivare domani, secondo me, con la firma sul contratto. Io contesto 3 anni di contratto? Fino al 2016, quindi 2 anni e mezzo. Io contesto un po' quello che dice Giancarlo, perché comunque è vero che ha fatto questo corso per corrispondenza, si è allenato molto e ad aprile arriverà il patentino ufficiale per allenare ai massimi livelli, quindi comunque ha fatto del lavoro importante. Dai, sembrano quei corsi di recupero, la prima chiamata di questa sera Tuminelli che si faceva zittiamo una volta. Besana, dai. Buonasera, con chi parliamo? Sì, buonasera, sono Kevin da Novara. Kevin? Sì, Kevin da Novara. Buonasera Kevin. Come Conster. Sì, no, volevo soltanto dire che secondo me già solo a livello di carisma un personaggio come Seedorf può soltanto fare bene in questo Milan dove praticamente non ci sono grandissimi giocatori, tolto Kakà che è il diamante nel deserto, e spero soprattutto che venga delegittimato Montolivo come capitano, che è una cosa vergognosa che sia Montolivo il capitano del Milan dopo tutto quello che abbiamo avuto. E chi dovrebbe essere il capitano secondo lei? Quindi Kakà è il capitano. Grazie Kevin. Se vuole scommettere, Montolivo sarà una pedina fondamentale nel gioco, se conosco un po' Seedorf, nel gioco di Clarence. E probabilmente avrà anche la fascia di capitano. Kevin, mi dispiace per lei. Come scelta mediatica ci potrebbe stare. Ma la cosa che da un sacco di tempo che comunque si critica Montolivo perché ha la fascia di capitano con Kakà che non ce l'ha. Però non è che è Montolivo che ha scelto di mettere la fascia di capitano. È Milan che ha deciso di mettergliela addosso e con Kakà. Quando è arrivato, Milan non ha preso la posizione. Con tutti i piedi di gesso che ci sono in quella squadra, andate a prenderla con Montolivo. È una personalità, la solita storia. Montolivo è un signor giocatore. Apriamo una brevissima parentesi. Alessandro Novello, il tuo Napoli si è qualificato 3-1 con un gol un po' rubacchiato. In netto fuori gioco, espulso Iepes. Solo che rovina un pochettino la festa. Perché ma frega. Ma ci tenete anche la Coppa Italia? Siete già in Europa League? Tenete tutto. Rovina un pochettino la festa perché è un gol un po' strano. Diciamo molto. Che
Siamo ai limiti dell'antisportività, a mio avviso. Sì, ma non devi flagellarti. No, ma Alessandra così vive le partite. No, ma voglio dirti, non fare il nostro sportivo. Assolutamente. Però adesso... Va bene, poi di Napoli e Atalanta ne parleremo dopo con le nostre pagelle. Stanno arrivando ancora tante chiamate da parte dei tifosi rossoneri. Francesca, ricordiamo il numero, parleremo ancora dopo anche di queste guerre interne. Innamorati di Zedorf, già. Allegri, chi? Allegri chi? Ha vinto uno scudetto. Allegri chi? Ho sentito dire tutt'oggi che sento Allegri chi, non sa più neanche chi è. Dai. Ha vinto uno scudetto. Francesca. Secondo l'anno fateci dopo. Sapere anche voi cosa ne pensate. Chi? Telefonato allo 02 33 21 32 05. A tra poco. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Bagioli, mamma che buoni! Provali anche tu. Al Teatro Manzoni di Milano dal 9 al 26 gennaio Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati. Il secondo romanzo italiano più letto e amato nel mondo rivive nella messa in scena di Giancarlo Sepe, che vede protagonisti Andrea Giordana e Giancarlo Zanetti. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Bagioli, mamma che buoni! Provali anche tu. Va bene, rieccoci in diretta. Come sarà il nuovo Milan di Clarence Seedorf? Innanzitutto Scanziani, una novità, poi ditemi se abbiamo la telefonata, perché ci ha chiamato Alessandro Iacobone. Allora, pare, secondo alcune indiscrezioni di stampa non confermate, anzi qualcuno oggi ha già smentito, che Clarence Seedorf voglia creare un suo staff, cioè un allenatore per i difensori, ovvero Stam, uno per i centrocampisti, si sono fatti i nomi di Davids e di Van Bommel, uno per gli attaccanti, Hernan Crespo, che sarà il vice allenatore. Si chiama Mafia Orange. Mafia Orange, c'è il clan degli argentini, c'è la Mafia Orange. C'è Stam, c'è lui. Va bene. Va bene, anche normale. Potrebbe essere una buona idea, perché prima di tutto prende dei suoi compagni, degli amici, per cui gente che sicuramente parla una stessa lingua calcistica, non solo verbale, e di cui si fida al 100%. Che conoscono il Milan, mister. Che conoscono il Milan, ma soprattutto che conoscono anche una realtà come quella olandese, dove pur essendo una nazione piccola ha sempre prodotto degli ottimi giocatori. Per cui magari può portare delle innovazioni da un punto di vista della preparazione atletica, ma soprattutto dall'aspetto tecnico. Cioè, tu credi anche se ha parlato oggi la gente di Jaap Stam. Vero, infatti proprio lì volevo arrivare, Emanuele. Ha negato ogni tipo di contatto per ora. Quindi con... si scrivono tanti cavolo. Vabbè, magari nell'intenzione di facciata. A fine anno c'era l'idea di avere Anche perché voglio dire, un Milan che
pensa risparmio, caro Mariani, cioè prendere tutti quei nomi lì che abbiamo visto, Stam, Davids, Crespo, penso che costerebbero quanto l'ingaggio di Seedorf, più o meno. Guarda che qualcuno ha già scritto, questo è il Milan di Seedorf, giocherà così come se l'avesse dettato lui stesso. No, pare che non abbia risposto a nessuna telefonata, quindi anche qui attenzione, un po' di deontologia. No, una sì. Dopodiché anche noi siamo qua a discutere di come giocherà il nuovo Milan, però non lo mettiamo in bocca. Noi non siamo riusciti, caro Besana, non siamo riusciti a fare Clarence Seedorf al telefono, anche perché se vedessi il mio numero o il tuo, comunque non risponderebbe a priori. Ma ci colleghiamo con un cuore rossonero, Alessandro Iacobone. Alessandro, ben trovato. Buona serata a tutti. È sopravvissuto ad Allegri. Buonasera. Era euforico oggi. Sopravvissuto all'addio di Allegri, come mai? Euforico. La vedova di Allegri. Oggi, dopo il 3-0 del Milan sullo Spezia, era al settimo cielo. Alessandro, dici tutto. Niente, volevo partecipare a questa festa al quale vi escludete dopo tanta esperienza, aver sopportato 3 anni e mezzo Allegri. No, ti fermo subito, ti fermo subito perché è un invito alla trasmissione per domani sera, quindi non iniziare a dire eresie. Vieni vestito. Domani sera no, ma le cose bisogna lutto stretto, Ale, lutto stretto. No, io volevo solo dire la mia per quanto riguarda Seedorf, che vedo parecchie perplessità attorno al suo arrivo, e viene additato di presunzione, di arroganza, di tutti quelli che probabilmente sono anche seri difetti di Clarence, ma che miracolosamente nella situazione nella quale si troverà si trasformerà, secondo me, in pregi, ovvero la presunzione di voler comunque in ogni caso non essere un comprimario o un compartecipe a una disfatta ulteriore del Milan, e da avere anche un rapporto diretto che, grazie a Dio, ci eviterà il passaggio ogni volta dell'acquisizione di giocatori, di telefonate tra intermediari e portaborse varie. Si telefonerà direttamente col presidente, come ha sempre fatto, scavalcando Galliani, e il silenzio di Galliani, ragazzi, è eclatante, il silenzio in questi giorni. Però comunque oggi l'ha aspettato, l'ha accolto in tribuna, magari Francesca la recupera, sì, la foto di Seedorf e Galliani. Io li ho visti i sorrisi di una persona che saluta con cortesia e con un falso sorriso qualcuno che gli sta prendendo veramente posto. Alessandro, ascoltami, sono Giancarlo, ciao, ascoltami. Ciao Giancarlo. Io non è un auspicio il mio, davvero, è una constatazione. Io auguro a voi tifosi del veloce però del Giancarlo. Diavolo, no, perché questo è importante, che il signor Seedorf, non scatti la pena del contrappasso. Lui, quando era, diciamo, presidente, fra virgolette, del Calcio Monza, usava tempestare di telefonate quotidiane il suo allenatore per imporgli che facesse giocare cugino e fratello. Spero per lui che dall'altra parte, appunto, non scatti la pena del contrappasso e qualcuno, magari Barbara, lo tempesti di telefonate per aiutarlo a fare la formazione. Dice giustamente però Scanziani, non essendoci Pato, forse scamperà a questo rischio. No. Volevo solo ricordare questo. Io non farei tanta ironia su Barbara, perché lei ha più parte di un tavolo da biliardo, ricordiamolo, perché è l'unica che ha preso in mano la situazione. Alessandro, solo una cosa, poi tanto sarai ospite anche domani sera, perché sei fiducioso in questa operazione Seedorf? Sono fiducioso perché la sua classe, il suo concepire il calcio in una determinata maniera si sposa molto di più e lo si è visto nella prima dichiarazione, che è sembrata quasi una provocazione, però quella del dire puntiamo al mondiale per club. Il Milan ha bisogno di questo, si parte anche in questa situazione, anche con questi Costa, Montari e Birsavari, bisogna puntare a quei traguardi. Sì, farà i conti con la rosa che ha. Va bene, va bene. Non si può parlare di retrocessione come ha fatto Allegri fino a ieri. Va bene, ciao, grazie Alessandro. Grazie. Grazie, ciao, ci vediamo domani. Perché sorridevi, Alessandro? No, perché un discorso è avere un obiettivo, che giustamente per uno come Seedorf, l'obiettivo è per Seedorf e per il Milan è quello di vincere la Champions e poi andare a fare la finale. Però se la rosa è questa, se i soldi da spendere sono questi, non è che uno possa inventarsi, cioè se arriva lui e li fa diventare tutti fenomeni, ci alziamo in piedi, lo applaudiamo. No, ho detto che ho dei dubbi, insomma. A questa squadra l'ambiente serviva entusiasmo, di sicuro non crea entusiasmo puntare all'Europa League come fa il presidente dall'altra parte. Se partiamo da un presupposto che è appena successo, no? La Sampdoria
era una squadra, sembrava, di morti. Arriva un nuovo allenatore, Siniša Mihajlović, adesso sembra una squadra di fenomeni e sta facendo allora benissimo. Allora conta l'allenatore. Allora, se Seedorf riesce a trasmettere questo e a far capire a questi giocatori che non sono quelli che hanno fatto vedere finora, ma sono più forti, benissimo. Di sicuro sono il primo ad applaudirlo. Di sicuro la filosofia calcistica, il credo calcistico di Seedorf è diverso, è più verso lo spettacolo quello, rispetto a quello di Allegri. Ma se bastasse no, quello, la mentalità però è diversa. Per l'amor di Dio. No, è vero. Allora, no, voglio dedicare al Milan ancora 5 minuti, chiusura di blocco, anche perché poi dobbiamo parlare di Napoli, Atalanta, Coppa Italia, e poi parleremo anche di Inter in chiusura di trasmissione. Allora, caro Giancarlo, molti quotidiani hanno parlato comunque di una pace tra Gagliani e Barbara. Noi invece abbiamo messo due episodi importanti accaduti nelle ultime 48 ore al Milan. Nel momento in cui Gagliani, comunque dopo Sassuolo, voleva comunque dare nuova fiducia ad Allegri e portare Allegri fino alla fine della stagione, Barbara invece lo ha esonerato. Allegri con quel comunicato che noi abbiamo ben interpretato, per fortuna, domenica sera. Poi cosa è successo? Gagliani si è messo in contatto, capendo la situazione, si è messo in contatto con Pippo Inzaghi, gli ha detto va bene, daremo a te il Milan. Inzaghi era sicurissimo di essere il nuovo allenatore del Milan. Cosa ha fatto Barbara? Insieme al papà hanno scelto Silvio Berlusconi. Per cui questa pace non mi sembra io tanto... Io esatto, te l'ho già detto, preferisco a una pace subito, incerta, una guerra dichiarata e sicura. Credo che la cosa vera ormai è un morto, sia per dirla in termini... È la seconda ipotesi, quella della Delta Guerra. Ormai c'è questa guerra evidente, la poltrona per due non regge più. E lì voglio levare una domanda con Daniele Mariani, che è espertissimo di cose rossonere, Spazio Milan. Daniele, chi ci sarà seduto al fianco di Clarence Seedorf a Milanello il giorno della presentazione? Tutte e due su una sola poltrona sola. Non lo so, secondo me Gagliani, o penso io che sia Gagliani, anche perché se Barbara deve occuparsi non veniva. Io voto da solo. Tu voti da solo? Da solo. Sarebbe una soluzione una soluzione pilatesca. Assolutamente Gagliani, perché comunque è un uomo della società e rispetta il volere, perché non credo che sia il volere solo di Barbara, ma soprattutto del papà. Sì. E quindi... A parte che Barbara ha un brutto difetto, lo dico da uno che fa televisione, parla soltanto con le agenzie, in televisione non interviene mai il telefono, non rilascia interviste, parla solo là, adesso però, magari ci chiama in diretta. Però credo che Seedorf l'abbia scelto. Per me è un grosso difetto, è una bella donna ma è un po' mascellona, così adesso ci telefono, ma lei come si permette? Mi chiami pure. Era un dato, in questo caso era una questione morfologica, visto che non ci chiama, non ti chiama, parla solo c'è un bello scatto, se magari Francesco lo recupera, di Seedorf e Barbara, dopo lo scudetto vinto a Roma, magari lo troviamo. Mascellona determina. Sai che la mascella, io ti faccio degli studi morfologici, la mascella importante, ti mando a fare medicina 33, te lo ricordi lui com'era? Da quando le fans che lo chiamano per le interviste segrete ormai, è tutto in subbuglio, gli ormoni in subbuglio. Tu un po' di morfologia, spicciola, la conosci. Alla mascella, diciamo importante, corrisponde personalità, grinta, determinazione, e ho citato, ve lo ricordate lui, ventennio? Era così. Barbara è mascellona e determinata, tant'è che è riuscita a mettere sotto uno come Gagliani. Ragazzi, un brianzolo messo sotto da una mascellona. Vedremo chi la vince. Ma la verità. Pubblicità. Come, Daniele, come evolverà la situazione a livello societario? Avevamo parlato di un Gagliani sul chi va là. No, secondo me il prossimo aprile è molto probabile che Gagliani vada via. Forse è anche possibile che, secondo me, anche Tassotti vada via prima della fine della stagione, anche perché per rimanere a fare il secondo se di trovi Seedorf, 30 milioni da dare a Gagliani. Io credo che poi Tassotti vada a seguire Allegri nazionale a livello di staff alla fine. E Braida? No, sulla grafica di prima, Stefano, velocissimo. Io credo che Gagliani fosse d'accordo con l'esonero. Barbara e Silvio sull'esonero. È vero che Inzaghi è stato il primo ad essere allertato, però io credo che alla mattina, che poi ha maturato sia l'esonero che poi la scelta di Seedorf, sia stato Seedorf, da quello che so, a chiamare il Milan e a dire guarda che io posso liberarmi subito. Scusa, ho letto un'altra cosa io, non ho potuto dire no a Berlusconi. È tanto intelligente e sveglio Seedorf che ha fatto sì che venisse la grande, pressante e non respingibile richiesta direttamente dal Cavaliere. Adesso mi dici che è lui che ha telefonato dicendo attenzione che io sono pronto, allora mettetevi d'accordo, datemi la versione giusta. Daniele, in chiusura sul Milan, avete sentito l'agente di SN, cosa vi ha detto? Ma è stato molto ottimista, molto ottimista l'agente di SN, ha detto che le porte per un possibile arrivo al Milan sono aperte, è chiaro, il Milan deve parlare con il Chelsea, però l'ipotesi del prestito
È assolutamente possibile, anche perché ha parlato con Mourinho, il giocatore, e ha praticamente sancito l'addio. Di che classe è? Di che... Sì, oh, non è vecchio, 21 anni, non è 31 anni. No, però ha una carriera logorante. No, però fisicamente sono un paio di anni che ha avuto un paio di infortuni pesanti in carriera. Bravo. E Mourinho l'ha utilizzato... Per 6 mesi io lo prenderei volentieri. Se fa giocare Michel... Scanziani, ti intriga SN? Ma non più di tanto, perché non ci credo tanto a queste... L'ho preparato bene oggi. Ha studiato. Una volta, 2 o 3 anni fa, cioè, era un fenomeno. Non ha senso prendere un giocatore così a gennaio, sapendo che a maggio va via, cioè, non mi trovo d'accordo. Va bene, dai, ci vediamo dopo la pubblicità. Prima volta che sei d'accordo io scherziamo. Ricordiamo, hai recuperato la foto, l'hai recuperata, brava. Eccola lì, la foto è un autoscatto, questa l'hanno fatta un bel selfie. Ditemi se non ho ragione, ditemi se non ho ragione. L'avevo già sentito questo termine selfie, finalmente ho capito il senso, no? Chi ha capito, Francesca, ricordiamo il numero. Telefonate allo 02 33 21 32 05, a tra poco. Selfie funziona la tipa, invece. Active Plus senza zucchero, liberi di respirare. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Rieccoci, allora, anche il Napoli qualificato in mezzo alle polemiche, anche se c'è un bel punto di domanda su quel gol. Noi in presa diretta vi abbiamo parlato di gol irregolare, riguardandolo bene, forse il gol realizzato dal Napoli, il gol del 2-1 era... Sbadataggine del grosso o Iepes? Iepes, penso. Sì, no. Sicuro? No. Del grosso la prende per sulla me schiena. Del grosso, il 27, l'ho visto io, era il 27. Vabbè. C'è una bella compatibilità. Canzone, raccontaci tutto in 30 secondi di questa partita. Ma direi che è una partita che l'Atalanta ha affrontato con lo spirito giusto, anche se con una squadra un po' rimaneggiata, è andata in vantaggio quasi subito, poi c'è stata una buona reazione del Napoli, però partita abbastanza equilibrata. Se non esce questo gol un po' contestato, può anche darsi che si vada ai supplementari, perché poi il Napoli non ha creato grandissime occasioni da gol. Ha avuto una supremazia territoriale, perché è normale, perché comunque il Napoli, pur giocando anche il Napoli con qualche giocatore che non è sempre titolare fisso, però il tasso tecnico di una e dell'altra era evidente a favore del Napoli. Però voglio dire, l'Atalanta, io fossi allenatore sarei anche contento, perché i giovani che hanno giocato hanno fatto abbastanza bene, per cui direi che c'è stata la beffa di questo gol un po' contestato, del grosso. È stato un po' ingenuo, perché si è fermato girando le spalle alla palla, sì, per segnalare il fuorigioco, che in quel momento Higuain era in fuorigioco, però non essendo arrivata la palla a lui, probabilmente l'arbitro l'ha ritenuto ininfluente, e poi c'è stato il gol di Insigne. Ci chiamano da Napoli, Francesca. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Giovanni. Benvenuto. Sì. Giovanni, buonasera. Buonasera, senta, volevo
fare una domanda sì. ad Alessandro Novello, il tifoso sì. del Napoli, il vicepresidente di Milano Azzurra, mi sembra che abbia detto. Sì. Sì. E allora volevo dire, gli volevo chiedere, dopo l'eliminazione della Champions e l'eliminazione anche dallo scudetto, perché ormai a 10 punti siamo tagliati fuori, pensi che i tifosi del Napoli si possano accontentare di una Coppa Italia, dopo aver sperperato tutti quei soldi e senza concludere niente? Non lo so, volevo chiedere prima questa. Poi volevo dire, nella primavera del Napoli non c'è un giocatore migliore di Zapata. Nella primavera sto parlando. Grazie. Perché è stato ridicolo tutta la partita. Grazie. Prego. Alessandro. Beh, in effetti l'acquisto di Zapata si è dimostrato un fallimento, ma non solo quello, se vi ricordate i vari Fidelef, cioè giocatori che non hanno mai dato nulla al Napoli. Io credo che Napoli non merita ovviamente un qualche cosa, innanzitutto che ancora non ha vinto, perché la Coppa Italia non è stata vinta dal Napoli. Andiamo avanti, una partita un pochettino con un episodio che comunque a me personalmente da sportivo ha dato fastidio. Perché fossi stato in Insigne, non avresti fatto gol. Io mi sarei fermato. Ma mi sembra un po' disfattista questo tifoso, perché ove il Napoli avesse da arrivare secondo o anche terzo, avrebbe raggiunto un obiettivo, secondo sì, però me, il vantare in linea con i suoi Napoli vanta questo appunto, Napoli è anche in corso per l'Europa League. Mi sembra anche una competizione che Napoli possa puntare a vincere da qua alla fine. E poi sottolineiamo anche il grande Laurenti, se non ha mai apprezzato il grande cammino che ha fatto, cioè i milanisti, gli interisti qui in studio ovviamente metterebbero la firma. Ma cosa devo dire io che tifo Inter e sono sesto, settimo e devo aspirare ad arrivare quinto se mi va bene? Cioè, voglio dire. Ma comunque il Napoli ha bisogno, il Napoli ha bisogno del salto di qualità, perché comunque i tifosi vogliono realmente vincere qualche cosa. Però non sarebbe un fallimento, la Coppa Italia non finisse così, il Napoli alle spalle della Juventus e in Champions, e magari dovesse raggiungere un risultato anche in Coppa Italia. Sarebbe oro grasso che cola. Io non riesco a capire. Gli investimenti sarebbero in linea, gli obiettivi in linea con gli investimenti. Non sono d'accordo col nostro amico di Napoli. No, poi non dimentichiamoci anche il grande cammino che ha fatto in Champions, perché poi è stata sfortunata a trovare quel girone, ma ha fatto nettamente il girone più brillante a livello di italiane. Quindi comunque è uscita, però. Sì, no, però da Napoli manca da troppo tempo una vera vittoria. I tifosi vogliono davanti la Juventus, è per questo che ti parlo di Europa League da vincere, perché non ti sia Europa League o Coppa Italia, inizia a mettere un po' di esperienza in più. Anzi, cioè, la Coppa Italia, tu parlavi di De Laurentiis che non ha mai apprezzato l'Europa League, non l'ha mai apprezzata dall'inizio, perché erano più i costi che vai a mettere nel partecipare, tutto ciò che ci perdevi comunque dal giocare a giovedì, fare trasferte, rientrare. Piuttosto che invece quest'anno hai fatto la Champions League ad inizio anno, sei uscito perché comunque si è trovato questo girone, però i soldi della Champions League sono entrati, da adesso in avanti tutto ciò che entra di più è guadagnato. Se arriva anche il trofeo, dai esperienza alla squadra, dai entusiasmo ad un gruppo, ad una piazza che comunque alza un trofeo, non dimentichiamoci che è allo Juventus Stadium la finale, sarebbe importantissimo. E poi comunque vai a giocarti una finale di Supercoppa Europea, comunque un... No, ma poi è vero che sei uscito dalla Champions. Io farei a cambio oggi. Cioè, io sto sappiamo parlando in quali circostanze squadra. Il Napoli è uscito, no? Quel girone di ferro onorato alla grande. Vero. Adesso, ove avesse... Fate concludere l'analisi di Alessandro Novello, mentre vediamo le pagelle di Martina Giuliano. No, ha avuto uno dei migliori attaccanti d'Europa, Cavani. Sì. Cioè, se noi andiamo a guardare i giocatori che aveva Napoli. Perché Higuain non è alla stessa altezza di Cavani? Higuain è un grande giocatore, Cavani non è da meno. Sei d'accordo con le pagelle di Martina, visto che hai seguito bene la 8 e mezzo addirittura a Caleon? Secondo me questa squadra qui merita, cioè in questo Napoli qui meriterebbe dei forti difensori, dei bei centrocampisti, un vero sostituto di Higuain. Cioè i soldi ci sono, spendiamo. Io non voglio fare una polemica. Ma adesso il polso dei tifosi napoletani nei confronti di De Laurentiis com'è? Cioè c'è fiducia nei confronti del patron? No, in generale, De Laurentiis forse questi bilanci sempre in attivo iniziano a dar fastidio al tifoso. No, dai tifosi di Napoli, ad alcuni tifosi di Napoli dà più fastidio vedere le cheerleaders l'inno che ha inserito quest'anno De Laurentiis che altre cose. Diciamo che non vi basta più quello che avete, volete proviamo a fare un'indagine in Napoli 5-6 anni fa, in che dov'era? Forse un po' più indietro era in C1 addirittura. No, facciamo in B. Ma in B. L'Inter vinceva
il triplete 3-4 anni fa, l'Inter guarda dov'è, il Napoli dov'è. Cioè, se si contesta il Napoli, quello che sta facendo questo presidente, che oltre a fare una squadra competitiva, perché se arriva nei primi tre, se arriva in finale di Coppa Italia o di Europa League, è sicuramente un ottimo risultato. E in più i conti a posto, ragazzi, perché alla fine che contano sono i conti a posto, perché altre squadre come l'Inter, è arrivato un nuovo presidente. Fai un altro esempio. Il Milan, ecco. Sono 5 anni che continua a vendere, qualsiasi talento lo vende per rientrare. Sì, sì, ma questo qui vende Higuain, vende Cavani, prende un casino di soldi, li reinveste tutti, mantenendo poi comunque un rendimento, alto. Poi è chiaro che quando compri 5 giocatori, 2 li puoi sbagliare, ma il tifoso, quando mister, ne compri uno, ma non, è una non si accontenta mai. Mister, lei è un allenatore, cioè la vede la difesa del Napoli? Non vede che manca un giocatore forte? Un giocatore, ho capito, male. Alessandro, ma tu hai vinto un girone. Comunque il girone sei arrivato primo con superpotenze, Borussia Dortmund. Sì, ma io il girone ci sono uscito proprio perché ho preso tutti quei gol lì. Cioè, bastava poco, bastava prendere uno scherzo. Ci sta, ci sta, questo è il parere del tifoso. Questo voglio dire io. Cioè, lo rispettiamo. Io non è che dico che il Napoli sta andando malissimo. Io dico, a Napoli manca quella cosa di fare salto di qualità. Però le cheerleaders non si toccano. Lo farà l'anno prossimo, salto di qualità, ragazzi. Le cheerleaders comunque non si toccano, ha cambiato 10 giocatori, lasciali lì le cheerleaders. Sono stati dei pionieri in questo senso, con le cheerleaders. Allora, ci sono dei anche la Buriani che ha mandato il curriculum, e anche l'idea di mettere di far fare poi gli attori ai cinepanettoni, calciatori, posso dire imbarazzante, ha cambiato 9 giocatori. Hai visto il film? Ma poi comunque ne ha presi di molto forti, perché Caleon, Mertens si stanno dimostrando degli ottimi acquisti. È vero che manca il difensore, ma dietro non c'è, è vero, quello dietro, è vero, a parte però... Biol, chi c'è? Ma chi ha avuto quell'idea di prendere adesso Cammino? Non può che essere Fernandez. Chi è che ha preso Cammino? Però capisci che se avevi preso un difensore, tu in Champions League ce n'è ancora dentro. Questo voglio dire, questo non è matematico. Allora, a proposito di Caleone, abbiamo le dichiarazioni, Francesca. Sì, dice, è importante per noi, teniamo molto la Coppa Italia, lavoriamo ogni giorno per arrivare fino in fondo alle 3 competizioni, vogliamo migliorare ancora, gol spettacolare, qui sento grande fiducia, lavoro bene con i miei compagni e con il tecnico. Questa è la grande rivelazione, perché nessuno poteva pensare che giocasse così. È un misto, oggi sono sulla morfologia, è un misto fra Stan Laurel e Luis Dominguini, che era un grande torero, guardalo. Vabbè, se voi non studiate le morfologie, vai a vedere. Ma è il capisano, io faccio fatica a seguirti. No, ma seriamente, questo è davvero una grande rivelazione. Fa dei gol straordinari, corre come un mulo, copre sulla fascia, poi va di là e riesce a metterla dentro. Questo è davvero una Emanuele, sorpresa. Cosa ci dobbiamo aspettare del mercato del Napoli? Guarda, io al contrario di quanto sostenuto da... nostro tifoso napoletano Alessandro, sì, si era avvivato penso tutto. Che il Napoli stia cercando un centrocampista, perché io non sono d'accordo che la difesa del Napoli sia così scarsa come viene dipinta, ma penso, guardando la tua tu dici guardando quella di tante altre, non solo quella dell'Inter, però a parte quello, penso che la grande difesa nasca principalmente da un grande centrocampo. In questo momento il vero flop di questa stagione del Napoli è il centrocampo. Non hai Berami, Iller non è a posto, non sta convincendo, e Berami è fortunato in questo inizio di... poi Hanzik non l'abbiamo visto praticamente per tutta la parte stagione, quindi sta cercando un centrocampista. Purtroppo mi viene da pensare che il Napoli si sia trovato scoperto dopo il no del presidente del Lione per Buonanotte, che credo che fosse l'obiettivo principale del Napoli, forse anche l'unico su cui avevano veramente puntato. Adesso si stanno guardando intorno per cercare una vera alternativa, però stanno ricevendo, ovviamente, non avendo avviato le trattative da tempo, qualche no di troppo che non era previsto, non era premeditato. Scanziani, non è da te, ma stasera sei distratto. Che no, stavo sui giornaletti. No, stavo guardando sulla Gazzetta, la Gazzetta, le punte del Napoli. Ho capito. Le punte del Napoli. Il Napoli ha 5 punte che in Italia non ha nessuno. Più della Juve? No, fagliele dire. Parte la Juve, dai. Scanziani. Forti della Juve? La Juve ne ha 3. Sì, a livello numerico. O 4, a livello numerico. Loro ne hanno 5, bravi. La Juve ne ha 4 in questo momento. L'Inter non ne ha. L'Inter non ne ha, altro discorso. No, ragazzi, rosa ne ha 7. L'Inter c'ha un puntero. Questo per dire cosa? Ne ha 12 in rosa. Questo per dire che gli investimenti quest'anno sono stati fatti, soprattutto per il settore offensivo, è vero. Però c'è stato Albiol, Reveillet, adesso che hanno preso. Voglio dire, diamo tempo anche ad una squadra che sono 7-8 nuovi giocatori di integrarsi, di capirsi. La fase offensiva
tra virgolette può essere più facile perché va ad inventiva, la fase difensiva bisogna lavorarci solo tanto. Giusto. Però in carriera Benitez non è mai stato un allenatore che ha fatto giocare le squadre per prendere pochi gol. No, infatti gioca con tre punti. Bravo, nella sua storia le squadre di Benitez hanno sempre fatto. Mister, non dimentichiamoci le pagelle dell'Atalanta che ha chiuso con onore questa. Ma la Gazzetta deve leggere la mattina prima di venire qui. Lo so. Non può studiare nel mentre. Nel mentre studia. Cosa dire di questa Atalanta? Sembra Buscemi, studia come Buscemi. Io ripeto il concetto di prima, sono abbastanza soddisfatto per la prestazione, visto anche che ci sono alcuni giovani e non giocava con le due punte titolari, però sia De Luca che Livaia si sono dati da fare. Livaia era un po' solo, sì, perché probabilmente sapeva che era molto difficile andare a Napoli a vincere, però fino al secondo gol del Napoli, che era un quarto d'ora alla fine, se l'è giocata bene. De Luca ha fatto un grosso lavoro, sia perché giocava un po' esterno a tagliare dentro, ha fatto gol, ha messo in evidenza una brillantezza e una volontà. Io sarei contento se fosse nel mister. Scusate, andiamo in pubblicità, salutiamo gli amici che ci stanno seguendo su Telecampione, seguiteci su Odeon TV oppure Telereporto in Lombardia oppure in streaming calcissimo.com. A tra poco. Active Plus senza zucchero. Liberi di respirare. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Maggiori, mamma, che buoni! Provali anche tu. Darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma, che buoni! Provali anche tu. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma, che buoni! Provali anche tu. Dedichiamo all'Inter, caro Besana, quest'ultima parte di Campionato dei Campioni, non tanto per parlare di mercato, anche perché il mercato, come ha detto Toire, poi tra Macere e calciomercato.com mi fa di no, quindi non ci sono novità. Non c'è molto da dire sul mercato, ma c'è da parlare ancora. Ci sarebbe una voce nella giornata. Diciamola subito. Che è quella di Hernanes. Però il problema di fondo è sempre lo stesso: che per andare a prendere Hernanes dallo Tito, deve dar via Guarina a qualcuno che tira fuori 15 milioni di euro. Non sono sufficienti.
Beh, il contratto di Hernandez, se non ricordo male, è in scadenza, stanno lavorando per il rinnovo. Sì, infatti, quindi a fine stagione può già iniziare a tirare sul prezzo con Lotito. Però anche Lotito non se si voglio muove. Fare una considerazione con te, Emanuele, secondo me l'Inter ha sbagliato strategia con Guarin. Cioè, secondo me i dirigenti dell'Inter hanno fatto male a inizio dicembre a dire attenzione che noi stiamo andando a vendere Guarin al Chelsea, perché poi il Chelsea A non ti ha accontentato dal punto di vista economico, B è andato a prendere Matic e quindi tu Guarin non è... No, assolutamente, dal punto di vista della trattativa con il Chelsea magari si poteva gestire diversamente, però era un non modo, è la prima era volta. Modo era un modo per far notare a chi voleva Guarin per farsi avanti. E però il problema è che sbatto vivo in questo momento non ci sono. Vabbè, per l'ennesima volta siamo qui a criticare le operazioni di Casalino. Certo, non è la strategia giusta di vendita, cioè è un oggetto prezioso, lo svendi, come potrebbe essere Guarin, che al di là di tutto a livello personale è un giocatore potenzialmente di un grandissimo interesse, poi magari ha delle lacune tattiche che io ho sottolineato più volte. Mi fermo qui, però dar via Guarin per prendere Hernandez. Fermati lì, non mi sembra una grande idea. Dopo dobbiamo parlare anche di questioni arbitrali. C'è un amico interista al telefono, Francesca. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Massimiliano da Lucca. Massimiliano, buonasera. Da Lucca. Da Lucca, sì, ho capito. Dalle mura. Allora, io volevo fare un'analisi per quanto riguarda la squadra dell'Azzurra. Io sono contentissimo, anche se non si vince quest'anno, perché come ha spiegato il nostro presidente indonesiano Torinne, ha detto che ci saranno tre anni di un anno di transizione, e io non sopporto quegli interessi. Va bene, dice, e tre anni vuol dire, perlomeno arrivare tra i primi tre e arrivare a prendere qualche nocciolina, va bene? Però, il discorso sta qui, un presidente, vuol dire, come Torin, è arrivato a Milano, è un mese che è a Milano, ha risanato i bilanci, ha risanato, non si può pretendere da questo indonesiano che faccia subito i colpi, perché se io li voglio ricordare agli interisti quando c'era Moratti, se Moratti, voglio dire, non arrivava Mourinho e che gli ha fatto vincere di mono casa e Monti e quanto altro, con tutti i soldi che ha speso non vinceva nulla, e bisogna dirlo francamente, non bisogna nasconderci dietro l'angolo, ha capito? Io vi saluto al prossimo weekend, stessa spiaggia, stesso mare. Vabbè, lei è vicino al mare, tra l'altro attenzione che Giancarlo Besano ha una casetta lì in Toscana. Non nel Lucchese, no, però dai, in Maremma. In Maremma, lo stai dicendo chi è l'agente del fisco? Mi vengono a fare un accertamento in diretta. Ma sei polemico stasera. No, perché qui ragazzi alla tua fiamma segreta no, domani sera non è l'appuntamento, poi c'è mia moglie. No, domani sera è un altro appuntamento importante, la mia Valerie. C'ho la mia Valerie anch'io e la mia, come si chiama, Gaillet, quella del budino, come si chiama. Esatto. Va bene, dai. Di chi? Il budino, lì. In casa Inter, caro Besano, lascia stare i budini. Dimmi una cosa seria. In casa Inter... Stavo facendo una considerazione seria, poi mi hai tolto la parola. Sì, scusami, no. Hai fatto una domanda, poi ha risposto Emanuele, non lo so. Quale domanda? Prima, no, non lo so, mi stavi facendo una domanda su Inter, e poi il telespettatore, no, è vero? Con Emanuele, che sa molto di calciomercato, abbiamo fatto delle considerazioni. Con te invece volevo parlare un po' di arbitri, perché... No, io non amo parlare di arbitri. No, però anche in casa Inter ci sono stati un po' di cambiamenti in queste ore. Vediamo per cortesia il cartello, perché... Toira addirittura in un'intervista che abbiamo visto ieri ad Inter Channel ha detto che gli arbitri italiani sono i migliori al mondo. Poi Fassone invece dopo la partita contro il Chievo, con quell'evidentissimo errore al gol annullato su Nagatomo, ha detto contro di noi adesso gli episodi stanno diventando clamorosi e gravi e non capiamo come sia possibile. Mentre Mazzarri a fine partita ha finalmente deciso di dire basta. Allora arbitri, la prima affermazione è assurda. Ed è di maniera, spero che l'abbia fatta appunto così di circostanza il signor Toir, col suo minimalismo ci sta facendo male, i tifosi dell'Inter ci sta demoralizzando. La seconda cos'era? Quella di Mazzarri, non parlo più, non è una dichiarazione, ma è neanche vero, ma è un silenzio assordante. Perché lui dice non parlo più, in realtà si fa capire benissimo quanto sia scocciato, anche per l'ultimo episodio nettissimo, il rigore negato, i due episodi e il gol annullato. La via di mezzo di Fassone è quella giusta.
Beh, via di mezzo, mi sembra la linea no, più dura. No, fammi vedere. Ah, la riga di mezzo, intanto no, questo è l'episodio sì, clamoroso la, che ci la propone. Dichiarazione di adesso quella, la rivediamo, la dichiarazione quella più sincera è quella di Fassone. Sono episodi gravi, però a metà, clamorosi. Ti dico perché a metà, conto di noi episodi clamorosi e gravi, punto, è un dato oggettivo. Errori arbitrali ce ne sono stati. Non capiamo come sia possibile è instillare un dubbio, un tarlo che non ci deve essere, perché sottintende cattiva fede. Io a questo gioco non ci sto. Emanuele, all'Inter invece non dovremmo soffermarci sui numeri. Vediamo per cortesia la grafica tra il rendimento della squadra di Stramaccioni e quella di Mazzarri. Cioè l'Inter di Stramaccioni ha più 3 punti sull'Inter di Mazzarri. Mazzarri ha già spento il televisore. Esonerato. Cioè Mazzarri comunque aveva la stessa squadra dell'anno scorso, tolto Cassano di fatto. Però aveva Stramaccioni aveva Milito e Cassano appunto a disposizione in questo inizio di stagione. Sì. Bisognerebbe fare un raffronto con questo inizio di stagione di Mazzarri e con il finale di stagione di Stramaccioni. Perché gli uomini a disposizione erano gli stessi. Però in questo momento è così, Emanuele. No, è vero, però mettiamo a confronto le due rose di posizione tra quella di Stramaccioni d'inizio dell'anno scorso e quella che ha a disposizione Mazzarri. No, ma sono d'accordo con te. La differenza secondo me sta in quello. In realtà l'inizio di stagione dell'Inter di quest'anno è stato abbastanza positivo come quello dell'anno scorso, poi è arrivato un netto calo e secondo me quel netto calo è coinciso con il calo di rendimento al centro del campo del giocatore che ha più presenze a proposito di numeri in questa stagione con l'Inter, con l'Inter, perché Esteban Cambiasso 19 presenze su 19 è fatale, però non te l'aspetti da Cambiasso che possa reggere fino l'anno fine. Scorso però c'era l'Europa League e tu potevi dare la colpa al fatto che giocava anche in Europa League, quindi se magari una partita a settimana poteva riuscire a giocarla, vero, riesce a giocarla, però non ha più i ritmi che aveva all'inizio anno, ha cominciato io ho una mia tesi. Cioè che l'Inter abbia iniziato, che abbia iniziato molto bene, abbia retto botta per un po' di giornate, perché preparata benissimo in estate, preparata in modo scrupoloso. La preparazione proprio, intendo dire, atletica, che precedentemente, perché quello che ho Coppa potuto Italia. Sudorare, non c'era stata. Allora Pondrelli, Mazzarri, eccetera, hanno messo lì un Inter in spolvero. Dopodiché sono uscite, quando è calato il ritmo, sono uscite, è la qualità del legno che non c'è più. Vediamo per cortesia le dichiarazioni di Kuzmanovic, che ha criticato la critica. Kuzmanovic potrebbe diventare rosso-nero, Mariani, non fare... infatti sono molto preoccupato. Mi piace questa Francesca, cosa ha detto Kuzmanovic? Si è dichiarato, ai giornalisti chiederei, perché sbagliate sempre i voti? Andremo in Champions, io ci credo più di tutti. Vabbè, questa qui la cavalca Scanziani. Vedi perché non lo voglio. Scanziani è sempre stato uno contro i giornalisti, generale. In generale contro i voti soprattutto contro i voti contro i giornalisti il voto in sé o perché la pagella è la prima cosa che noi da lettori corriamo su voi. No, tu quando apri la Gazza la mattina in quel di Verano tu con la tua colazione il tuo spolverino tu la prima cosa che fai apri lui c'ha un come si chiama il papillon. Bravo Caprotti. La pochette. Giuliano. Lui con la sua bella pochette. No, Caprotti me l'ha detto. Lui c'ha la sua pochette, apre e la prima cosa che fa, sai dalla rosa cosa va a vedere, della rosa? Le pagelle che poi lui stesso redige anche qui per noi. Quindi non facciamo gli ipocriti. Va a finire che ha avuto buone pagelle. Non mi interessa il tuo giudizio, Scanziani. Lo so. Anche Asta del Monza si è lamentato delle pagelle. Scanziani, va a finire che metteranno in discussione anche Mazzarri, cioè che potrebbe essere decisiva la tappa a casa di Gasperini domenica? Ma io credo di no e spero di no, perché secondo me Mazzarri è uno dei migliori allenatori che ci siano in Italia, anche se a pelle non mi è simpatico, ma però questo è un problema mio. Piange troppo. Non suo. Piange troppo nella sua tattica, però dove è andato ha sempre fatto bene. Certo. Dalla Sampdoria, dalla Regina prima, mi sembra che sia l'unico allenatore a non essere mai stato esonerato. A Napoli ha fatto bene, per cui non vedo questo accanimento contro di lui. Se la qualità è questa, ha riscoperto Jonathan, che non sembrava un giocatore fino a... Adesso è già tornato normale, eh? È già sceso dal Marte. Alvarez uguale, no? Però sta giocando con una punta sola. Perché? Perché Icardi non c'è, perché Belfodil non per scelta, giocare in altri... Non per scelta. Non per scelta. Non per scelta, sì, no, non per scelta. Milito sta rientrando adesso, lo sta gestendo, anche perché mi sembra che abbia sui 34-35 anni, è più un ragazzino, per cui sta giocando in condizioni. Se è fatto male, Campagnaro, che secondo me è il giocatore più importante di questa difesa, perché mentre quasi tutti hanno poca personalità, poco carisma
e anche poca velocità di base, tranne un po' Juan Jesus. Jesus c'è Skype, sì. Ecco. Però Campagnaro è quello che trascina i compagni e che gli dà anche una sveglia. Però, scusami, il fatto che si sia fatto male, sì, e che sia rimasto fuori e che adesso è rientrato, però non è ancora al 100%, secondo me è stato un grosso. Però, Sandro, mi pare di poter dire che Mazzarri non può continuare a dare queste, nel dopo partita, queste letture delle gare così cloroformizzate. Il tifoso dell'Inter ci vede benissimo, cioè non puoi venire a dire, non so, col Chievo abbiamo fatto una grande gara, ci è mancato il gol, cioè, basta queste cose qui, perché in realtà dalla Sampdoria in avanti l'Inter è calata di rendimento. Vero. Va bene, andiamo in pubblicità, caro Alessandro Novello, ti diamo una chicca di mercato tra poco. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Magari, mamma che buoni! Provali anche tu. Darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Magari, mamma che buoni! Provali anche tu. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Magari, mamma che buoni! Provali anche tu. Velocissimi, ha parlato poco fa Benitez, Francesca. Sì, ha detto che si aspetta un gran colpo di mercato in settimana. Ha parlato in conferenza stampa e ha detto si aspetta anche due. Ma non ha detto il anche ruolo? Due. No, anche due. No, non dice il ruolo. Chi no. sarà? Bel messaggio della Orecchia. Novello? No, non dico più. Giorginio, no. Non ti esprimi. Allora, Giorginio? No, cheerleaders, magari. Giorginio. Giorginio? Credo di sì, no. Giorginio è un giocatore che interessa molto, però è previsto un viaggio a Londra di Bigon nel finale di settimana, quindi venerdì dovrebbe essere a Londra. Si vocifera, non è ancora previsto nulla di ufficiale, però che possa avere un colloquio con il Tottenham per Etienne Capoue, il centrocampista francese. Mi raccomando, tutti gli aggiornamenti di calciomercato su calciomercato.com del nostro Emanuele Travaciere. Siamo ai saluti di chiusura. Io ringrazio, meno male, Alessandro Novello. Buonasera a tutti. Mister Alessandro Scanziani. Ciao, con le sue pagelle. Daniele Mariani, Spazio Milan. Emanuele Travaciere, calciomercato, l'abbiamo buonanotte già detto. Giancarlo Besana. Buonanotte a tutti, vengo col papillon di Scanziani. Bravissimo. La nostra Francesca Buriani. Buonanotte, grazie per averci seguito. Ringraziamo anche la nostra Martina Giuliano in coordinamento. Tutto lo staff tecnico, mi raccomando, appuntamento domani sera, puntata da non perdere con Fulvio e Caterina Collovati. Non ci sei, perfetto. Ci sarà ospite Carlo Pellegatti, Alessandro Iacobone, si farà il punto su questo nuovo Milan di Clarence Seedorf. A domani.
fronte a un momento di svolta. L'obiettivo deve essere invecchiare, ma invecchiare bene. Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. Tutti i giorni l'informazione per la tua salute, il tuo benessere e soprattutto i tuoi diritti.